Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao Beppe Fabio. Marconi, tutto muoviti, bene? Muoviti che sei in ritardo. Ma senti. Dai. A volte lui... Mi hai portato qui in via Emilia. Sì, ti ho portato davanti a un semaforo intelligente. Ma mica tanto però. Sai, anche ogni tanto gli intelligenti sbagliano. Perché allora, in questo incrocio ci è stato segnalato che questo è un semaforo intelligente che dovrebbe far azionare il verde a chiamata, cioè premendo il bottone, e qui solo in quel caso non diventa verde. Chiama a chiamata, viene a il chiamata. Verde, se no altrimenti non deve venire. E quindi mai. Le macchine possono continuare. Esatto. E invece sembra di no. Cioè sembra così che... come se in questo lato, ad esempio in questo momento, è venuto il verde, ma se non ci fosse nessuno il verde non viene mai. Ecco. Esatto. Invece... Infatti mia moglie si fermò un po' troppo presto, vedi ci sono le strisce, sì, non tocco passava la strisce, mai e stavo sempre fermo al rosso. Invece è stato segnalato che il verde scatta lo stesso per i pedoni. Vogliamo vedere? Perché adesso è rosso. Quindi stando alla nostra segnalazione del nostro telespettatore, questo semaforo non dovrebbe, cioè dovrebbe diventare verde anche se non dovrebbe, cioè perché nessuno ha premuto il tasto. Okay? Ora non è venuto. Non è venuto. Adesso vediamo se viene verde anche senza premere. No, qui penso che sia come dal dentista. Cosa? Penso che sono dal dentista, quando vai dal dentista con un mal di denti ti passa. E qui prima effettivamente è venuto verde, non essendoci nessuno. Ora non è venuto, ora è rimasto rosso. Vediamo se lo fa ogni due fasi. Ogni due fasi? Vediamo un po'. Sì, perché prima ancora non avevamo iniziato ed era diventato verde. Vediamo se adesso rimane rosso o no. Non siamo noi a dare fastidio, c'è una fotocellula. No, assolutamente no. Qui ritornato verde intanto per le auto. Esatto. Vediamo se questo semaforo. Vediamo di qua. Vieni di qua, vediamo se alla seconda fase, se no ci abbiamo fatto la figura. Però prima di cominciare. La colpa è dell'operatore che non era pronto prima. Perché vedi, non scatta il verde. Adesso si è rimessa a funzionare, visto noi. Però evidentemente ogni tanto. Che non siamo vicini troppo alla fotocellula. Esatto, c'è la fotocellula. Spostiamoci. Sì. Quanti occhi che ci inquadrano che non lo sappiamo, no? Spostiamoci. Allora, è scattato quello là però, non questo. No, dovrebbe scattare dopo il verde qui, quando viene rosso dovrebbe scattare il pedonale. Va bene, vediamo adesso, aspettiamo un attimo, vediamo se questo semaforo, perché noi l'abbiamo visto prima che è successo, senza telecamera, quindi evidentemente qualcosa non va. Perché... Sì. Una volta ogni tanto, evidentemente il verde scatta lo stesso quando non dovrebbe scattare. Ecco, adesso c'è il verde, quindi dopo questo verde, che dovrebbe succedere? Dopo questo dopo verde, questa fase ecco, è che dura pochissimo, dovrebbe, che non ci sono macchine. Adesso dovrebbe scattare il verde di là. E non scatta. Quindi adesso va bene. Adesso va bene. Quando siamo arrivati non andava bene. Quindi c'è qualche problematica il... Buonasera maestro! C'era il maestro Scartoni che è passato di qua. Qualche problematica può darsi che ci sia. Bene. Tu intanto telefona che aspettiamo un attimo. Bene. Allora, sembra che... Adesso la centralina è stata una normalità. Possiamo assicurare che prima di arrivare... Siamo arrivati e è scattato il verde senza che ci fosse nessuno. Nessuno ci crederà, però è così. È così. Quindi no, c'è qualche problema nel cervello elettronico che ogni tanto fa scattare il verde anche se non c'è nessuno. Esatto. Però non sempre, però... Noi l'abbiamo visto su subito, quattro fasi, su cinque fasi, una volta scattata. Sì. Bene. Aspettiamo allora se il problema diciamo dovesse persistere. Sì. Noi ci siamo imbattuti appena arrivati e poi adesso sembra funzionare regolarmente. Esatto. Però visto che ha riscattato il verde, adesso aspettiamo un ulteriore ma adesso il pedone ha premuto. Ha premuto, quindi conseguenza niente da fare. Non vale. Elogio non che vale. Venga il verde. Fuochi concorsi. Non so se gli viene subito, però gli dovrebbe venire subito. Anche adesso. Dall'altra parte scatta? Sì, in tutti i quattro lati. Vediamo. E adesso eccolo. Infatti eccolo qua. Scatto. Benissimo. Bene. Ci rivediamo domani. Ciao. Scriveteci a redazione@arezzotv.net per le vostre segnalazioni.